Socrate è una delle figure più rinomate e conosciute della storia. È stato uno dei pensatori più notevoli di tutti i tempi e la sua eredità filosofica continua a essere ricercata, studiata e discussa in tutto il mondo. Nonostante sia diventato un personaggio estremamente noto, Socrate non ha fondato una scuola né ha scritto nulla di suo pugno. Ciò che sappiamo della sua vita e della sua filosofia ci è pervenuto attraverso altri autori, tre dei quali sono considerati i principali: Platone, Aristofane e Senofonte. Il primo è certamente il più noto, in quanto fu allievo di Socrate e divenne anche un filosofo molto importante, la cui eredità filosofica è anch'essa di enorme valore. Questi tre autori hanno ritratto Socrate in modi diversi. Platone, vissuto tra il 428 e il 348 avanti Cristo, e Senofonte, vissuto tra il 430 e il 355 avanti Cristo, si dimostrarono grandi ammiratori di Socrate. Il commediografo greco Aristofane, invece, aveva una visione meno favorevole del filosofo ateniese. Aristofane tratta di Socrate in una commedia del 423 avanti Cristo intitolata Le Nuvole, in cui il pensatore greco viene ridicolizzato e considerato un falso saggio, oltre a essere visto come un corruttore di giovani e irrispettoso degli dei nella sua filosofia. Aristofane presenta Socrate anche come sofista, ma non dobbiamo dimenticare che questo commediografo scrisse alcune delle commedie più famose dell'antichità, da cui lo stile caricaturale con cui ritrasse il filosofo. Anche se non conosciamo le sue esatte intenzioni, gli scritti di Aristofane sono particolarmente importanti per conoscere la vita del grande filosofo greco. Nonostante Socrate sia caratterizzato negativamente da Aristofane, egli scrisse cose molto simili a quelle di Senofonte e Platone. Ad esempio, cita la dialettica come strumento comunicativo utilizzato da Socrate. Cita anche il noto metodo socratico, attraverso il quale il filosofo interrogava i suoi interlocutori. L'opera Le Nuvole contiene alcune interessanti e significative caratteristiche biografiche di Socrate, che viene descritto come un uomo semplice e povero, che camminava a piedi nudi e viveva in una casa molto modesta. In effetti, l'umiltà di Socrate fu una delle caratteristiche principali della sua vita, citata anche in altre fonti. Nei pensieri memorabili di Socrate, Senofonte scrive che non ha schiavi, il suo cibo e le sue bevande non sono squisiti, il suo abbigliamento è solo un mantello grossolano in estate e in inverno, e non ha né scarpe né tunica. Oltre a questi tre autori, altri particolarmente importanti hanno parlato di Socrate, come Diogene Laerzio o Cicerone, oltre ad Aristotele, un altro brillante filosofo greco. Combinando le descrizioni di questi scrittori e ricercatori, è stato possibile costruire la traiettoria della vita e della filosofia di Socrate. Socrate nacque ad Atene nel 469 avanti Cristo. Suo padre era lo scultore Sofronisco, sua madre era la levatrice Fenarete. Alcuni dipinti, affreschi e sculture ci aiutano a capire meglio l'aspetto fisico del filosofo che, a quanto pare, non era particolarmente bello. Ma questo dettaglio è insignificante se paragonato alla maestria del suo pensiero e alla grandezza della sua eredità filosofica. Era abbastanza attraente per Xantippe, che sposò ed ebbe un figlio di nome Lamprocle. Secondo alcune fonti, ebbe due figli da un'altra moglie. Era avverso al lusso, vestiva in modo semplice e trasandato, conduceva una vita modesta, senza dare importanza ai beni materiali. Questi tratti divennero il suo marchio di fabbrica. A volte il suo comportamento era strano e attirava l'attenzione di alcuni suoi contemporanei. In alcune occasioni stava fermo e meditava, rimanendo in questo stato per molto tempo. Era come se il filosofo non notasse e non sentisse nient'altro intorno a sé, contemplando solo i suoi pensieri. Nel dialogo Il Simposio, Platone racconta alcune di queste caratteristiche del filosofo. Ad esempio, scrive che Socrate era resistente alle basse temperature e in alcune occasioni, quando gli altri si proteggevano dal gelo, il filosofo poteva affrontarli all'aperto, indossando solo una coperta. Inoltre camminava a piedi nudi sul ghiaccio e non sembrava sentire freddo sotto i piedi. Una volta a Potidea, nel 432 a.C.,
avrebbe trascorso 24 ore paralizzato, guardando l'orizzonte e riflettendo su qualche idea, cosa che impressionò i soldati accampati lì con il filosofo. Sempre nel simposio, Platone racconta che il maestro beveva alcolici come nessun altro uomo, eppure non fu mai visto ubriaco. Per un periodo della sua vita, Socrate cercò di seguire lo stesso percorso professionale del padre, ma non ebbe successo come scultore. In gioventù prestò servizio militare e partecipò alla guerra del Peloponneso, un conflitto tra le città di Atene e Sparta, iniziato nel 431 e terminato nel 404 avanti Cristo. Ricevette molti riconoscimenti per il suo eroismo, ma, come sappiamo oggi, il suo destino era diverso: la filosofia. Uno dei grandi punti di riferimento della filosofia socratica è la famosissima frase «so di non sapere nulla». In un dialogo platonico, Socrate raccontò l'origine di questa famosa frase. In un'occasione, Cherofonte, un suo amico d'infanzia, consultò l'oracolo di Delfi, un luogo considerato sacro dai greci, dove le persone consultavano i loro destini con le pitonesse, che erano profetesse che entravano in uno stato di coscienza alterato. Attraverso il dio Apollo, a cui il luogo era dedicato, esse rispondevano a coloro che le cercavano. Quando Cherofonte si recò in questo luogo, chiese se al mondo esistesse un uomo più saggio di Socrate. La risposta fu negativa: Socrate era il più saggio di tutti. Quando Cherofonte lo raccontò all'amico, il filosofo rimase estremamente perplesso, poiché era pienamente consapevole di non sapere nulla. Secondo Platone si chiese: che cosa significa il Dio e quale significato nascosto ha la risposta? Non sono consapevole di essere saggio o sprovveduto. Cosa intende dire dichiarandomi il più saggio? Incuriosito e desideroso di svelare le parole dell'oracolo, decise di andare a cercare un suo conoscente che era un politico e che considerava saggio. Dopo aver parlato con lui, il filosofo ateniese si rese conto che il politico non era poi così saggio perché non riconosceva i limiti della propria ignoranza. Socrate concluse: «Io sono più saggio di quest'uomo. È probabile che nessuno dei due sappia qualcosa di importante, ma lui crede di sapere qualcosa e non lo sa. Io, se non so, non suppongo nemmeno di sapere». In seguito Socrate consultò altri politici, oltre a parlare con poeti e artigiani considerati saggi, ma il contatto con queste persone lo portò alla stessa conclusione a cui era giunto con il primo uomo con cui aveva parlato, che non sapevano nulla, pur pensando il contrario. Socrate divenne noto ad Atene e una delle ragioni principali fu il metodo socratico, che consisteva in un processo di indagine attraverso il quale il filosofo avvicinava alcuni individui, ricchi o poveri, giovani o anziani, in luoghi come palestre, piazze pubbliche e banchetti, interrogandoli su argomenti che spesso erano apparentemente semplici e diretti per gli interlocutori, ma che presto diventavano incerti. Quando le persone che avvicinava rispondevano a una domanda, Socrate decostruiva queste risposte con nuove domande, evidenziando errori e incongruenze. Spesso gli interlocutori scoprivano di non sapere ciò che inizialmente credevano di aver capito. In mezzo a tante domande senza risposta, questa autoriflessione permetteva di approfondire le questioni e di assumere una nuova prospettiva sull'argomento discusso con Socrate. Il filosofo usava saggiamente la dialettica, che è l'arte del discorso, come strumento linguistico per la ricerca della verità. Spesso questo aiutava le persone a rendersi conto che alcuni concetti accettati a priori come veri, dopo essere stati esaminati criticamente e in profondità, erano falsi, e queste persone riconoscevano finalmente la loro ignoranza. Socrate paragonò questo metodo alla professione di ostetrica, che, come abbiamo detto all'inizio del video, era quella di sua madre. Capì che questo approccio filosofico aiutava a promuovere idee innovative, poiché queste esistevano già all'interno delle persone e lui aiutava solo a farle nascere, come se fosse una sorta di ostetrica. Questo lavoro del pensatore, che inizialmente interroga i suoi concittadini e mostra le contraddizioni e i fraintendimenti dei loro ragionamenti, per poi far loro cambiare prospettiva su ciò che pensavano di sapere, è stato chiamato maieutica. È importante sottolineare che, come dice Senofonte, Socrate non ricevette mai alcun compenso per il suo insegnamento, a differenza dei sofisti.
Un altro punto interessante della sua filosofia è la questione della virtù, il bene più prezioso. Socrate riteneva che l'uomo che possedeva la conoscenza fosse allo stesso tempo virtuoso e incapace di fare il male, poiché il male era provocato dall'ignorante che non conosceva il bene. Per questo motivo esisteva una relazione tra moralità e conoscenza. In altre parole, se conosciamo il bene, non c'è motivo di fare il male. A 60 anni, Socrate viene accusato e condannato ad Atene. Nell'Apologia, Platone racconta le accuse del maestro di fronte ai tre accusatori, Anitus, Meletus e Lycaon, e altre persone presenti durante la condanna. Secondo Platone, Socrate fu accusato di corrompere la gioventù e di non credere negli dèi in cui crede il popolo, ma in nuove divinità. Senofonte, che ha anche descritto il processo di condanna e morte di Socrate, sottolinea come il filosofo ateniese si sia sentito offeso. Senofonte e Platone menzionano l'ammirevole pace di Socrate prima della morte. Durante il processo, Socrate disse ai presenti di avere una missione divina, iniziata nell'infanzia quando sentiva una voce dentro di sé. Questa voce sarebbe stata quella del suo demone. Storicamente, alla parola demone sono stati attribuiti molteplici significati. Nel caso di Socrate, si trattava di una sorta di genio o guida personale che parlava al filosofo e gli dava suggerimenti sul da farsi. Socrate fu infine condannato a morte e costretto a ingerire la cicuta, un forte veleno. Nel Fedone, Platone sottolinea l'ammirevole e stimolante compostezza e coraggio del maestro di fronte alla morte. Quell'uomo mi è apparso felice, nel modo di fare e di parlare, ha affrontato la morte con impavidità e nobiltà. E alla fine di quest'opera descrive Socrate come il migliore, il più saggio e il più giusto degli uomini. Socrate è stato uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi. La maggior parte degli scrittori che lo citano lo considera estremamente saggio. La sua eredità filosofica è estremamente significativa e ha influenzato altri pensatori successivi. Socrate, tra le altre cose, ci insegna ad analizzare meglio i nostri pensieri e ad avere una prospettiva più critica sulla realtà circostante. Attraverso lo studio ci siamo resi conto di quanto sia importante mantenere sempre una posizione critica nei confronti del mondo e di quanto sia importante l'umiltà nella nostra ricerca della conoscenza.